Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Anche questa mattina vogliamo dedicare un piccolo spazio a una meditazione. Semplicemente apriamo la parola di Dio e leggiamo quello che questa ci dice. Tutto quello che diremo, leggeremo e faremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. E chi ha fede può dire Amen. Bene, cari amati nel Signore, questa mattina vogliamo contemplare un passo che si trova in 1 Timoteo capitolo 6. Potete aprire le vostre Bibbie, io leggo come sempre da una vecchia Diodati. Man mano che leggeremo diremo qualche cosa, è tutto improvvisato e ci fa bene iniziare la giornata con il Signore, quindi con la sua parola, con l'adorazione, con la preghiera e quant'altro. Questo è molto buono. Vogliamo essere veramente molto brevi. Qui l'Apostolo esordisce con le seguenti parole. Io guardo il desktop perché è lì che ho la Bibbia. Dice: tutti quelli che sono sotto il giogo della schiavitù stimino i loro padroni degni di ogni onore, perché il nome di Dio e la dottrina non vengano bestemmiati. Interessante questa posizione di 2000 anni fa. Fra l'altro questa posizione viene molto criticata dai nemici della parola di Dio, che sono tanti. Si trovano sia fuori, appunto fuori dalla Chiesa, che dentro la stessa Chiesa. Sono tanti i nemici della parola di Dio e quindi anche del corpo di Cristo. Questo è molto importante. Voi riconoscete il nemico perché non attacca solo la parola di Dio indirettamente facendogli dire quello che questa non dice, ma attacca anche il corpo di Cristo. Questo è molto importante. Cercate sempre di tenere gli occhi molto aperti, li riconoscete dai loro frutti. Però per quanto riguarda i nemici che si trovano fuori, loro dicono che praticamente l'Apostolo Paolo, Dio stesso, sarebbe stato a favore della schiavitù. Io sono molti anni, proprio tantissimi, tanti, 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 che vado dicendo un giorno farò un video sulla schiavitù, soprattutto sulla schiavitù che c'era nell'antico Israele. Sarebbe molto interessante farlo. Eh sì, lo dovrò fare se Dio vuole. Bene, ma vedete, Dio, se oggi la schiavitù non esiste, è grazie alla Bibbia. Mi dico solo questo: se oggi la schiavitù non esiste, è grazie alla Bibbia. Se oggi c'è la pariteticità fra uomo e donna, è grazie alla Bibbia. Se oggi l'Occidente, il mondo occidentale, ha quello che ha ed esiste quello che esiste, è grazie alla Bibbia. Cioè la Bibbia ha influenzato il mondo in generale e il mondo occidentale molto su diversi aspetti. Anche se questo è un mondo pagano, un mondo empio, tutto quello che vuoi, ma la Bibbia l'ha fatta da padrone, ha bypassato tutto il male che c'è e ha imposto determinate cose, fra cui appunto l'abolizione della schiavitù, la pariteticità fra uomo e donna e così via discorrendo. E questo non lo dice adesso Evangelisti, lo dicono anche i più grandi studiosi al mondo, fra l'altro non cristiani. Quindi dare addosso alla parola di Dio, usando questo ed altri versi, rappresenta o una persona che mente deliberatamente oppure un povero ignorante che parla senza alcuna competenza, tanto per dare fiato alla propria bocca. Ce ne stanno tanti, ripeto, sia fuori che dentro di noi, quindi non ci meravigliamo, però noi nel nostro piccolo facciamo, come si dice, mettiamo i puntini sulla i. Ma ad ogni modo questo ci dà anche un insegnamento a noi, sia di tipo materiale sia di tipo spirituale, ovvero che tutti noi avremo sempre qualcuno preposto sopra, sia in tutti i campi.
È normale. Nel nostro posto di lavoro noi non siamo schiavi, però sì, abbiamo dei superiori nel nostro posto di lavoro. Bene, la parola di Dio ci dice come ci dobbiamo comportare. Dentro casa abbiamo anche dei superiori, i genitori sono dei superiori e così via discorrendo. Nello stesso corpo di Cristo, nonostante siamo tutti paritetici in quanto a tutto, però ci sono persone che ricoprono incarichi di responsabilità e certamente ecco la parola di Dio ci dice appunto come ci si deve comportare. Poi lasciamo stare i ribelli, quelli che non vogliono sottostare a niente, a nessuno nel nome di poi si fanno la propria setta di due o tre persone e così via discorrendo. Ok, poi la parola di Dio ci insegna appunto a non disprezzare, ad amare, no? Quelli che hanno padroni credenti, non li disprezzino perché sono fratelli. Quindi il fratello non va mai disprezzato. Ripeto, non sto parlando dell'apostata. Se uno non riesce ad amare il proprio fratello che vede, dice la scrittura, come può dire di amare Dio? Oppure quando un peccatore torna al Signore, sì, io sfido chiunque a non gioire allegramente e così via discorrendo. Quindi l'amore, la pietà, la misericordia è uno dei segni che caratterizzano il cristiano. Quando questi non si trovano in noi, cari amati, nel Signore, dobbiamo preoccuparci. E dobbiamo fare in modo di procacciarli, crocifiggendo la nostra natura. L'invidia, la gelosia, l'orgoglio portano a odiare. Vi ricordate quello che gli è successo, mi pare, a Paolo, no? Che i giudei, vedendo che Paolo aveva un grande seguito, furono pieni di invidia, di gelosia e lo odiarono e cercarono di ucciderlo. Quindi la scrittura in questo è molto chiara. E poi dice Paolo a Timoteo, no? Insegna queste cose e raccomandale. Ebbene, anche noi ci troviamo appunto in questa ruota che a sua volta, man mano che il corpo si va formando e va camminando nel tempo, noi facciamo la stessa cosa, insegniamo queste cose perché sono la parola di Dio, quindi è esattamente quello che io e molti altri, tutti noi facciamo. Se qualcuno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole del nostro Signore Gesù il Cristo e alla dottrina che è conforme alla pietà, è un orgoglioso e non sa nulla. Attenzione a tutti coloro che propongono delle proprie idee, dei propri dogmi e ti portano un versetto biblico omettendo 20 versetti biblici. E quando voi notate che una persona fa una cosa del genere, non sa nulla. Non sa nulla. È un povero neofita, anche se ci avrà 200 anni di panca, non di fede. Ma è un cagnolino allo sbaraglio. Dico cagnolino perché ho fatto un sogno. È interessante, un sogno molto, molto interessante. Semmai lo racconterò un giorno. E così via, discorrendo. È un orgoglioso e non sa nulla. E non sa nulla. Non sa nulla, ma si fissa in questioni, in dispute di parole, dalle quali nascono invidie, contese, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di persone corrotte di mente e prive della verità, le quali considerano la pietà come fonte di guadagno. Qui le persone vedono solamente il denaro. Attenzione, la fonte di guadagno varia da persona a persona. Non tutti amano
sono attratti dal denaro. Ci sono persone che del denaro non gli importa niente, l'unica cosa che vogliono è la notorietà o la fama o l'essere ascoltato. È una cosa che infatti noi abbiamo visto coloro che avevano queste cose e poi alla fine sono diventati cattolici. Altri non diventano cattolici ma diventano eretici e si formano la propria setta, il proprio gruppetto, escono fuori dalle congregazioni, un po' come facevano gli Esseni. Gli Esseni puntavano il dito contro quelli che stavano nel Tempio, giustamente c'era la corruzione, e dicevano, ah, voi siete corrotti, noi andiamo via. E sono andati via dal Tempio perché c'era la corruzione per fare una setta loro e sono diventati gnostici. Molti, in nome di sono tutti cattivi, che poi non è vero che sono tutti cattivi, escono fuori, si fanno la propria, invece di camminare poi nelle vie di Dio, veramente no, si fanno la propria settarella e cominciano a modificare la dottrina, a portare tutta una dottrina nuova e a far dire alla parola di Dio quello che questa non dice. L'unica cosa, voi li riconoscete anche perché l'unica cosa che fanno è solo condannare dispute, mai portare insegnamento biblico, e vorrebbero che tutti quanti facessero quello che fanno loro, solo litigare, questionare. E siccome vogliono camuffare questo loro odio, la buttano sulla confutazione, sull'apologetica, no? Ma quello è una facciata. È una facciata perché in verità loro non gli interessa molto confutare quanto litigare. Questo negli anni queste cose le ho sempre vedute. Quindi la fonte di guadagno non è solamente avere del denaro facile, ma è proprio arricchire se stesso, il proprio ego, o ego come lo vogliate chiamare. Questo è molto importante. Siccome queste cose, vedi, Paolo lo sta dicendo a Timoteo, dentro la Chiesa. Perché dentro la Chiesa si dicono queste cose? Amati, siamo uomini e siamo tentati. Tutti. E quindi dobbiamo stare attenti tutti. Io per primo che parlo, tutti dobbiamo stare attenti. Sia in noi che per quelli che ci sono intorno. Perché ogni tanto qualcuno se può prende la rabbia e bisogna accorgercene, pregare per lui e tutto quanto, però essere avveduti. La pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Infatti non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portarne via nulla, ma avendo di che nutrirci, coprirci, saremo di questo contenti. Quando siamo contenti di come ci troviamo, l'invidia, la gelosia, quello è così, quella è così, quella è più carina di me, quello parla meglio di me, quell'altro sa più di me, questa... Tutte queste sciocchezze scemano perché siamo contenti di quello che abbiamo e Dio ci usa per quello che abbiamo e anche per quello che seminiamo. Perché comunque noi siamo chiamati a seminare. E certo, se tu non leggi mai la Bibbia, se tu non preghi mai, se tu non digiuni mai, quindi non stai seminando, cosa pretendi di raccogliere? Parlavo con un caro fratello, no, lo posso dire, non è un problema. No, perché normalmente nelle mail è tutto segreto, ma in questo caso lo posso dire. Parlavo col fratello Salamone, che saluto, lo dico con il cuore che mi piange. C'era, a proposito di bronzo che implica giudizio e quant'altro, c'era il nostro caro amato fratello, io penso che si sia salvato, Sansone, che ci insegna in questo molto, perché lui andava sempre a guardare cose che non doveva guardare. Nel suo caso erano le donne, però ognuno di noi può guardare una cosa diversa. E a forza di guardare, alla fine è morto senza occhi.
mi dispiace, io faccio parte di quelli che pensano che Sansone si è salvato per via di Ebrei 11, altri no, però rispetto, ognuno poi è libero di pensare quello che vuole. E su queste cose qua. Quindi quando noi ci mettiamo a guardare, quello che non dobbiamo guardare, e può nascere l'invidia, può nascere la gelosia, può nascere l'orgoglio, può nascere tante cose. Quindi, siccome noi siamo uomini, il Signore ci dice, attenzione, crocifiggi la tua carne, perché poi quando ti morde il serpente è un guaio, il veleno entra e produce un effetto. Poi per tirarlo fuori, una volta che sei nato di nuovo e hai gustato le cose celesti, per tirarlo fuori è molto più difficile, molto più complicato. Amati nel Signore. Questo è un video di edificazione per chi lo vuole accettare. Invece quelli che vogliono arricchire, cadono vittime di tentazioni, appunto quelli che vogliono arricchire, non solo economicamente, ma arricchire, come dire, io voglio raccogliere quello che io voglio raccogliere senza seminare. Non voglio pregare, non voglio digiunare, non voglio fare questo, non voglio fare quello. È stato però, voglio se il Signore si usa di quel fratello, io voglio quello, senza seminare, senza niente. E magari gli vado anche a fare la guerra. Queste cose sono, purtroppo, i miei occhi li hanno viste nei decenni queste cose, ecco perché la scrittura ne parla e io comunque, appunto, ripeto quello che dice la scrittura. Vittime di tentazioni, inganni e molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina, nella perdizione. Infatti l'amore del denaro, non solo del denaro, anche l'amore di se stessi è radice di ogni specie di male e alcuni che ve ne sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. E si sviano dalla fede e molti rimangono apparentemente dentro al corpo di Cristo, ma non sono del corpo di Cristo. Perché ci sono alcuni, la scrittura dice, che sono usciti, questo lo dice Giovanni, prima di Giovanni, che sono usciti di noi, ma non hanno mai fatto parte di noi. Però ci sono anche altri che sì facevano parte di noi. Dove è scritto? Ebrei, mi pare capitolo 6, se non vado errato correggetemi, persone che hanno gustato,